Il Dariosauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, ben ritrovati, buonasera. Parliamo di vaccini, perché, anzi della guerra dei vaccini, perché, come sapete, l'argomento suscita una stranissima, per certi aspetti, contrapposizione tra i favorevoli e i contrari. Stranissima perché in realtà essere contrari ai vaccini è un po' come essere contrari alle cose belle, alle cose buone, alle cose utili. Però c'è chi sostiene che i vaccini fanno male, che i vaccini possono produrre problemi. Ovviamente questa discussione che si è allargata nel tempo ha causato danni, ha causato situazioni spiacevoli, tanto che il governo, come tutti ricorderete, ha dovuto intervenire con un decreto poi convertito in legge alla fine di luglio di quest'anno perché tutti i bambini tornassero a vaccinarsi obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla scuola. Di questo parliamo quindi stasera, dei vaccini, della guerra dei vaccini, se sia giusta o no questa guerra, chi abbia ragione. E lo facciamo come sempre parlando con i nostri telespettatori, dando loro voce, ma anche con qualche esperto. Per chiamarci, lo 031-3300-655, i telefoni come sapete sono sempre aperti, senza filtro. Potete anche mandarci dei WhatsApp. Il numero è, me lo devo sempre leggere perché non me lo ricordo, 335 70 84 396. Per chi volesse scrivermi può farlo su Facebook oppure anche sulla mail dariosauro@espansionetv.it. Partiamo con... sentendo la voce di quelli che sono contro i vaccini o comunque quelli che... sostengono, scusate, che l'obbligatorietà dei vaccini è un errore. Chiamo immediatamente Dario Miedico. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Speriamo che il virus non abbia colpito il telefono di Dario Miedico. Niente, non risponde. Non risponde. Facciamo così, chiedo alla regia se ha modo di continuare a insistere e nel frattempo apriamo subito la discussione, perché a questo punto Dario Miedico chi è? Io ve lo presento lo stesso, anche se per il momento non lo abbiamo raggiunto. È un medico radiato dall'Ordine dei Medici di Milano nel maggio di quest'anno per la sua posizione contraria ai vaccini, perché... da pochi mesi, da alcuni mesi, l'Ordine dei Medici Nazionale, la Federazione degli Ordini dei Medici Nazionale e gli ordini singoli di ogni provincia hanno deciso di adottare la linea dura contro i medici che sostengono l'inutilità o meglio la pericolosità dell'obbligo vaccinale. È una scelta drastica, è una scelta ovviamente su cui si può discutere. Qualcuno sostiene che è una scelta che limita la libertà di pensiero. Tra questi appunto anche il dottor Miedico, il quale sostiene che
con questa radiazione, con questo provvedimento disciplinare è stata violata la sua libertà, la libertà di pensiero. Ma la domanda che avrei fatto e che farei al dottor Miedico è questa: è possibile che la libertà concessa a qualcuno possa sconfinare nel danno di altri? Perché sostengono i medici, invece, la stragrande maggioranza della comunità scientifica e dei medici, che in realtà non vaccinarsi non è soltanto un pericolo per sé, ma è soprattutto un pericolo per gli altri, perché senza i vaccini viene a mancare la cosiddetta immunità di gregge, cioè quella immunità della comunità che favorisce la scomparsa o quantomeno l'attenuazione fino a una progressiva scomparsa del vaccino. La mia libertà può violare la libertà degli altri? Questa è la domanda che avrei fatto a Dario Miedico. Questo è anche l'argomento su cui mi piacerebbe sentire le vostre opinioni, perché su questo si basa molto il concetto, cioè il concetto, la guerra tra i vaccini. Chi dice no, io non mi voglio vaccinare, non voglio vaccinare i miei figli, dice perché voglio esercitare una libera scelta. Ma questa libera scelta danneggia tutti gli altri, o rischia di danneggiare tutti gli altri, oltre naturalmente a danneggiare anche in primo luogo chi non si vaccina. Allora, questa libertà si può davvero esercitare? Questa era la questione che volevo porre. E da questo volevo partire. Adesso io non so se la regia ha provato a richiamare il dottor Miedico oppure se proviamo ad aprire i nostri telefoni. Vi ricordo il numero 031 per chi ci volesse chiamare, 3300655 oppure WhatsApp. Intanto rispondiamo a questo primo telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera. Lei è? Vincenzo, chiamo da Pavia. Buonasera Vincenzo. Io sui vaccini sono d'accordo e spiego il perché. Nel 1961 è morto il mio fratellino perché non c'era il vaccino contro la poliomielite, no? Quindi si figuri se non sono d'accordo con i vaccini. Magari all'estero c'era quel vaccino, ma in Italia è arrivato tardi, no? Però c'è un però. Io, siccome seguo solo le televisioni private, no? Sì. Ho visto tempo fa Stefano Montanari, quello che avevo parlato la settimana scorsa dell'inquinamento, nanoparticolato e via, no? Intervistato, non so se in questa televisione o un'altra, in cui lui, io ripeto quello che ho capito, può darsi che ho capito male pure, no? Diceva che hanno, la moglie è una ricercatrice, pure lei, e hanno analizzato i vaccini. Dirò una cosa grave, ma è quello che ho capito. Sembrerebbe, con tanto beneficio di inventario, che i vaccini per gli animali sono puliti, quello per le persone sono sporche. No, sì, ho capito. Il giornalista gli chiese, sai che rischi una denuncia, no? Sì, perché questo è uno degli argomenti, Vincenzo, questo è uno degli argomenti. Non riesco a leggerlo, che non vedo più tanto bene. E su vaccini sì, vaccini no. Sì, no, no. Ho capito, Vincenzo. Intanto la ringrazio e la saluto. Grazie, Vincenzo. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Sì, questo è uno degli argomenti. Cioè, coloro che contrastano l'obbligatorietà dei vaccini o che addirittura giudicano pericolosi i vaccini sostengono che nei vaccini vi siano delle sostanze pericolose, dannose, l'alluminio per esempio o altre sostanze, ma in realtà non è assolutamente vero, perché questo almeno dicono e comprovano tutti gli esperimenti scientifici. Queste sostanze che si chiamano adiuvanti, cioè servono, sono sostanze che servono a far funzionare bene i vaccini e non hanno nessun tipo di controindicazione. Quindi non è assolutamente vero, è una delle situazioni di scontro, ma, e qui è uno dei punti chiave di questa discussione, mentre la scienza, mentre coloro che promuovono la diffusione del vaccino portano i dati, i fatti a sostegno delle loro convinzioni, delle loro affermazioni, i Novax, mi permetto di dirlo senza problema, portano invece soltanto delle opinioni. Perché guardate, c'è un elemento chiave in questa discussione. Se davvero i vaccini fossero pericolosi, chi dimostrasse la pericolosità dei vaccini otterrebbe
un risultato straordinario, perché i vaccini vengono utilizzati da tutti, da miliardi di persone, quindi sarebbe un meritorio per l'umanità. Però questo non accade, e se non accade c'è un perché. Mandiamo la pubblicità, subito dopo vi farò sentire una telefonata che ho fatto poche ore fa. Pubblicità. Bene, chiamiamo allora il professor Burioni. Pronto? Buonasera, professor Burioni, sono Dario Campione da ETV, buonasera. E intanto la ringrazio per aver accolto il nostro invito. So che lei questa sera, cioè lunedì sera, avrà un appuntamento importante con la divulgazione scientifica, se non ho capito male, in un teatro milanese, quindi abbiamo colto questa sua disponibilità, di cui la ringrazio molto. Sono io che vi ringrazio, saluto lei e tutti i telespettatori. Grazie. Allora partiamo subito, perché abbiamo solo una decina di minuti di tempo. La prima cosa che voglio chiederle, insomma, è perché questa guerra del vaccino? Cioè, tutti si chiedono per quale motivo si sia scatenata questa guerra del vaccino. Negli anni 50 e negli anni 60, alla notizia dei nuovi vaccini, c'era un'esplosione di felicità nella gente. Invece oggi sembra che sia un funerale quando si trova un rimedio. Ma perché accade questo? Guardi, è una cosa davvero singolare. Quando fu trovato il vaccino contro la poliomielite, quando uscirono i dati che ne confermavano l'efficacia, tutte le campane delle chiese degli Stati Uniti suonarono a festa. Adesso, se si dovesse trovare un nuovo vaccino, avremmo i genitori in piazza a dire no, non sui miei figli. Secondo me i vaccini sono vittima del loro stesso successo. Quando tanti anni fa, ma non tantissimi, una madre vedeva l'amico del figlio finire sulla sedia a rotelle in una settimana a causa della poliomielite, oppure al cimitero a causa della difterite, nessuno si sognava di criticare i vaccini. E purtroppo i vaccini sono vittima del loro stesso successo. Ho capito. Hanno funzionato, hanno fatto sparire le malattie e noi ne abbiamo perso in qualche modo la memoria. Ecco, però lei in questi anni, soprattutto negli ultimi due, con due libri molto interessanti, il primo, Il vaccino non è un'opinione, pubblicato da Mondadori, e il secondo, con un titolo ancora più significativo, La congiura dei somari, con un sottotitolo esplicito, La scienza non è democratica, pubblicato da Rizzoli, lei però sta conducendo una vera e propria battaglia, in un certo senso, di divulgazione, ma non solo, una battaglia a difesa della scienza contro, potremmo chiamarle le fake news, come si usa dire oggi, però in realtà forse è qualcosa in più di fake news, cioè contro la battaglia, una vera, diciamo, contro l'ignoranza, una vera e propria battaglia contro l'ignoranza. Sì, è un'ignoranza molto pericolosa, perché se la gente smette di vaccinare i propri figli, purtroppo le malattie potrebbero tornare e noi potremmo trovarci nelle condizioni di dover di nuovo, per esempio, utilizzare dei vaccini più efficaci ma meno sicuri di quelli che stiamo utilizzando adesso, oltre che a dover contare i morti per malattie completamente evitabili. Io ho fatto del mio meglio per tentare di informare correttamente, in maniera molto comprensibile, in maniera convincente, ma allo stesso tempo scientificamente rigorosa. E in questo ultimo libro, La congiura dei somari, per l'appunto, oltre all'argomento vaccini, tento di spiegare alla gente perché è importante ascoltare la scienza e non farsi prendere dalle superstizioni. Ecco, ma questa ribellione contro il dato scientifico, no? Anche questo è un elemento paradossale nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, no? La ribellione contro la scienza, contro il dato acquisito da esperimenti scientifici. Non le sembra incredibile il fatto che in America qualcuno metta in discussione addirittura l'evoluzione della specie e quindi voglia tornare al creativismo, e in Europa e non solo si mettono in discussione le scoperte della medicina e si voglia tornare all'omeopatismo e alla cura con le erbe? Ecco, tutto questo che riflessione le sollecita?
Ma vede, su internet c'è un gruppo molto affollato di persone che sostiene che la Terra è piatta. Ecco, perché queste persone possono sostenere che la Terra è piatta? Io penso che ogni paese avesse un matto che sosteneva che la Terra era piatta prima di internet. Adesso tutte queste persone possono entrare in contatto tra loro e quindi il fatto di trovare qualcuno che invece di dirgli ma che cosa dici, sciocco, comincia a discutere, magari gli dà ragione, gli fornisce l'errata convinzione di essere nel giusto. Come dico nel libro, i somari vivono in branco, perché così possono darsi ragione a vicenda. Quindi diciamo che lei sottolinea il fatto che questa grande piattaforma di informazione di libero accesso che internet ha dato, come dire, la possibilità di parlare anche a quelli che altrove sarebbero stati presi per matti, invece nella rete possono anche avere un minimo di credibilità. Certo, certo. Purtroppo internet è un grande foglio bianco dove tutti possono scrivere. Quando io ero bambino, se avessi voluto sapere qualcosa sul vaccino, avrei dovuto aprire un'enciclopedia dove non ci scriveva il primo venuto. Invece su internet ci scrive letteralmente il primo venuto. Certo. Senta, entriamo velocissimamente nel dettaglio di alcune obiezioni che le pongono, perché appunto nei suoi libri lei tra l'altro spiega bene i motivi per i quali è necessario vaccinare i bambini. Per esempio, alcuni sostenitori Novax affermano che le malattie contro le quali bisognerebbe vaccinare i bambini sono scomparse e quindi che il vaccino è inutile fondamentalmente. Che cosa risponde a questa obiezione? Rispondo che purtroppo non è vero. Se noi smettiamo di vaccinare, le malattie tornano. L'ultima epidemia di poliomielite in Europa risale al 1992 in una comunità di oltranzisti religiosi olandesi che rifiutano le vaccinazioni. Assolutamente non è vero. Quando avremo fatto scomparire completamente il virus, come abbiamo fatto per il vaiolo, allora potremo tutti smettere di vaccinarsi, ma dobbiamo arrivare prima a quel punto. Quindi diciamo che c'è un'evidenza scientifica sul fatto che alcune malattie di cui si afferma la scomparsa in realtà non sono assolutamente scomparse, quantomeno se non in Europa, cioè nel resto del mondo. Sì, però non sono scomparse nel resto del mondo, è un dato di fatto, perché si certo. Vedono, ma la gente si sposta. La gente si muove e quindi è possibile che... Non solo migranti, la difterite è una malattia pericolosissima. Qualche mese fa è stata isolata dalla lesione cutanea di un signore austriaco che era stato in vacanza in Sri Lanka. Ecco, se quel batterio fosse arrivato nella gola di un bambino vaccinato, quel bambino sarebbe stato a rischio della vita. Certo. Poi un'altra obiezione, una delle più ripetute, che il vaccino l'esavalente, il vaccino quello che adesso è diventato obbligatorio, avrebbe come controindicazione la possibilità, diciamo, di causare l'autismo nei bambini. Lei a questa obiezione nei suoi libri risponde in maniera chiara. Vogliamo spiegarlo anche ai nostri telespettatori? Assolutamente, questa è una bugia, è come dire che la Terra è piatta. Siamo certi che i vaccini non abbiano nulla a che fare con l'autismo e il motivo è molto semplice, lo possono comprendere tutti. L'incidenza dell'autismo è identica tra i bambini vaccinati e i bambini non vaccinati. Se i vaccini lo potessero causare o favorire o qualcosa di questo genere, troveremmo più bambini autistici tra quelli vaccinati. Invece la proporzione è assolutamente identica. I vaccini non causano l'autismo, questa è la maniera più assoluta. Questo è abbastanza chiaro, insomma, se si fanno delle statistiche sia tra i vaccinati sia tra i non vaccinati e queste statistiche sono identiche, evidentemente non è il vaccino il problema. Sono identiche anche nei fratelli dei bambini autistici, perché siccome l'autismo ha una componente genetica, i fratelli i bambini che hanno un fratello autistico sono più a rischio rispetto agli altri. Anche in questa popolazione la vaccinazione non aumenta l'incidenza dell'autismo. Ecco, lei nel primo dei suoi due libri dedicati a questi temi auspicava, no, il fatto che i vaccini diventassero obbligatori. Questo suo auspicio è diventato poi legge dello Stato. Secondo lei è stato corretto come si è comportato il governo prima e il Parlamento dopo nell'adottare questa scelta dell'obbligatorietà della vaccinazione? È una sconfitta, perché io vorrei vivere in un paese come la Svezia, dove i genitori vaccinano i figli con una copertura del 98% senza nessuna legge. Purtroppo in Italia le coperture erano bassissime e stavano scendendo. Bisognava fare qualcosa.
Questo qualcosa è stato, secondo me, giusto, se non altro per far capire da che parte sta lo Stato. Io sono rimasto molto contento delle parole del Presidente Mattarella di qualche giorno fa, che ha detto in maniera inequivocabile che lo Stato sta dalla parte della scienza e non dalla parte della superstizione. Viviamo in un paese che ha vissuto la vergogna di Stamina, dove siamo stati a braccetto con la stregoneria. Ecco, la pagina dei vaccini è una pagina, secondo me, che lo Stato ha scritto nel modo migliore, tant'è vero che la Francia ci ha imitato e ha deciso di rendere obbligatori 12 vaccini proprio qualche giorno fa. Ecco, volevo farle due ultime domande. La prima è questa: lei ha parlato adesso di stregoneria, no? È una parola molto forte, cioè rimanda anche a una storia molto lontana nel tempo e anche una storia peraltro legata a vicende oscure, perché non sempre le streghe ovviamente erano tali e non sempre venivano uccise, venivano uccise ma non per ragioni convincenti. E lei però nei libri racconta sempre di trovarsi a che fare, di trovarsi, diciamo, a discutere di questi problemi con persone che non hanno studiato il problema. Lei è un virologo, è laureato in medicina, ha studiato all'estero, su questa materia, diciamo, ha perso gli occhi, come si diceva una volta, ma molto spesso si trova a dialogare di questi argomenti con avvocati oppure con commercialisti. Cioè, lei dice, è impossibile che questo accada, non ha un senso. Ecco, vuole spiegare anche questo, perché nei suoi libri lo dice in maniera intelligente e sensata, ma fa capire anche che forse per ragionare di queste cose bisogna anche aver studiato prima. Ma è possibile giocare a tennis con qualcuno che non sa che la pallina non si può toccare con le mani? È possibile giocare a calcio con chi non conosce la regola del fuorigioco? No. Bisogna, per fare qualcosa, avere una base comune. Ecco, io non sarei mai in grado di fare una torta insieme ad un pasticcere esperto, perché non so fare, e neppure se guardo YouTube o Wikipedia imparo a farla in qualche minuto. Noi dobbiamo dare il giusto valore alla competenza, la competenza che, ricordiamolo, si acquisisce solo con lo studio, con l'esperienza, ed è quanto di più democratico esiste, perché se non si studia, il ricco e il povero rimangono comunque dei somari. Ultimissima cosa, alcuni ordini professionali, ordini dei medici, hanno preso provvedimenti anche drastici contro professionisti che negano l'utilità dei vaccini. È giusto, secondo lei, espellere dall'ordine o radiare dall'ordine medici che si comportano in questo modo? È giustissimo, perché così come un pompiere che dice di spegnere il fuoco col cherosene costituisce un pericolo per tutti, un medico che racconta delle bugie, quelle secondo le quali i vaccini sono pericolosi e non sono efficaci, non può fare il medico, perché è un pericolo per i suoi pazienti ed è una vergogna per la professione. Questo non vuol dire che questo medico non è libero di provare tutto quello che vuole. Se il medico è convinto che i vaccini facciano venire la qualunque malattia, prima deve formulare un'ipotesi, poi deve raccogliere i dati, poi deve provare che quell'ipotesi è vera e poi parla. Non che si alza una mattina e parla, perché, come ha detto la Corte Suprema, la libertà di parola è importante, ma non vuol dire gridare al fuoco in un teatro affollato. Certo. Professore, io la ringrazio molto, la ringrazio ancora, e ovviamente, insomma, di questo argomento si continuerà a parlare. Lei ha scritto due libri che consigliamo, ma non, diciamo, anche perché è quanto è importante la conoscenza, e questa conoscenza si può fare soltanto sui testi che ragionano in maniera coerente. La ringrazio molto e grazie ancora, e niente, speriamo di averla presto nostro ospite qualora dovessimo ragionare ancora attorno a questo tema. Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori per l'attenzione. Grazie, buona serata, grazie. Mandiamo allora la pubblicità. Siamo tornati in diretta, abbiamo ascoltato la registrazione della telefonata che ho fatto con il professor Roberto Burioni, che questa sera è impegnato a Milano e quindi non avrebbe potuto rispondere al nostro invito, e lo ringrazio ancora.
E ricordo che i nostri telefoni sono aperti, 031-3300-655 per chi vuole chiamare, WhatsApp 335-70-84-396 per chi vuole mandare messaggi, si può anche dialogare attraverso Facebook e la posta elettronica. Cominciamo a leggere un primo WhatsApp che è interessante, perché dice, è una storia, cioè il nostro telespettatore racconta la sua storia. Buonasera, vaccino sì, vaccino no. Posso dirvi che proprio perché non mi sono mai vaccinato, sono stato colpito da una polmonite bilaterale. Rispondo al telefono e poi continuiamo questa storia, perché è interessante, le storie di ciascuno sono forse quelle più interessanti. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera. Ma non ti vedo col telefono alzato. Adesso no, perché allora io ho riconosciuto la voce del mio amico Giuseppe, che in realtà alias, eh? Alias, alias Giuseppe, alias, è vero? Alias, e il quale deve. Come fai a riconoscere la voce? Ma perché ho una buona memoria. Il mio amico Giuseppe alias, che dovrebbe a togliere il volume della televisione e ascoltarmi per già telefono. Fatto, eccolo, caro. Lì. Già fatto in precedenza. Ecco. Sono vaccinato. Bravo. Ecco, okay. A te, ascolta, la parola. Io non so nulla di biologia e di medicina, sì, quindi non mi esprimo in questo senso, ma penso che la scienza si sia già espressa in modo inequivocabile su questa storia. Dico il mio pensiero. Ammesso o concesso sì e no, il non obbligo a vaccinarsi, ammesso, è ugualmente ammesso il non obbligo a essere sobri, vero? Certo. Bene. Ma a tutela preventivamente della salvaguardia della salute della comunità, l'ubriaco non deve guidare. Evidentemente. Chi non è vaccinato non deve diffondere germi alla comunità. È pericoloso il guidatore ubriaco, è pericoloso chi ha una infezione o quant'altro e non è vaccinato per la comunità, per le altre persone. Ma non solo alla comunità scolastica. L'ubriaco che guida e il non vaccinato sono potenzialmente pericolosi. Certo. Può darsi che non succeda niente, però rimane comunque la potenzialità di creare un danno, perché sono, certo, tutti e due pericolosi. È ovvio. Chiaro, ciò, chiarissimo chi vuole il pensiero. Si vaccini, chi non vuole, certo, non si vaccini, però, non si rinchiude in casa, la cosa è un po' dove può, un pochino più complicata. No, ma è dannoso, ovvio. È grazie, logico. Grazie Giuseppe, grazie. Ciao, buona ciao. Serata, grazie, ciao ciao. Sì, allora, questo è un elemento di, anche questo è un elemento di discussione interessante, perché è come dire, chi non è vaccinato non danneggi gli altri, però il problema è che non è così semplice, perché appunto in realtà ti danneggia lo stesso, perché abbassa quella soglia oltre la quale potremmo anche avere delle persone che non sono vaccinate, perché in realtà purtroppo ci sono anche persone che non possono vaccinarsi, sono le persone che hanno delle difese immunitarie molto basse, per esempio pensiamo alle persone che sono, che stanno facendo delle cure contro il tumore, oppure ci sono persone purtroppo sulle quali il vaccino non funziona, perché ci sono anche, può accadere, ecco, però se queste persone sono all'interno di un sistema in cui la soglia di vaccinazione è altissima, cioè supera il 95%, allora possiamo tollerare anche la presenza di queste persone che non hanno, che non hanno il vaccino, ma sotto questa soglia invece tutto torna a essere messo in discussione. Ma vi stavo leggendo la storia del nostro telespettatore. Dice, sono stato colpito da una polmonite bilaterale. Grazie ai medici del San Raffaele di Milano, dopo giorni di terapia intensiva mi hanno salvato la vita. Ovviamente adesso ho messo giudizio e sono in attesa di fare il vaccino per il pneumococco insieme a quello contro l'influenza di quest'anno. Ecco, vedete la storia di ciascuno, perché succede proprio questo. Cioè, succede che poi le persone come dire, sulla base anche di quello che vivono e di quello che conoscono, poi dopo cambiano idea. E il vaccino che salva la vita, poi alla fine uno ci ripensa e dice, ma come mai? Io probabilmente ho sbagliato a non farlo prima. Questo è un caso, ma ce ne sono molti altri. Si parlava di
Si parlava di problemi, per esempio, delle soglie di attenzione, delle soglie oltre le quali comincia a diventare, anzi al di sotto delle quali comincia a diventare problematico. E proprio in Italia quelle soglie del 95% che erano state superate per molti vaccini sono scese tutte. Il governo, nella relazione che accompagnava la legge, il decreto poi trasformato in legge, ha dato un po' di numeri. Quindi tetano 93,7% di copertura, pertosse 93,6, difterite 93,6 e così via. La varicella siamo al 46%. Ora la varicella è tornato a essere uno dei vaccini obbligatori, perché con la copertura al 46% la malattia si diffonde, non c'è niente da fare, la malattia si diffonde. Va bene, allora continuiamo, io continuo ad aspettare le vostre chiamate, 031-3300-655, oppure i vostri WhatsApp, 335-70-84-396, li vedete i numeri anche in sovrimpressione, potete chiamare. Devo ringraziare un nostro telespettatore che ci ha scritto un cortese messaggio dicendo appunto che insomma, che gradisce molto questa trasmissione, che è utilissima, più di ogni altra corrida televisiva. Io ringrazio molto il nostro telespettatore Ivan, i complimenti fanno sempre piacere. Mi piacerebbe, vi dico la verità, oltre ad avere i complimenti, anche avere una discussione franca, una discussione anche vivace, no? Tra coloro che magari non sono d'accordo con le cose che diciamo. Noi, come avete visto all'inizio della trasmissione, abbiamo provato a sentire il dottor Miedico, che è uno degli esponenti della categoria, cioè delle persone che non sono d'accordo con la vaccinazione obbligatoria. Lo abbiamo anche richiamato più volte dalla regia, non ci ha voluto rispondere. E, insomma, per carità, ha cambiato idea, però io gli avrei fatto alcune domande importanti, penso, cioè domande a cui era chiamato a rispondere anche per giustificare le posizioni dei Novax. Ecco, una cosa per esempio, per far capire che cosa sta succedendo in Italia e che cosa ha portato per certi aspetti di pericoloso la scelta di tanti di non vaccinare i figli. Ogni settimana il Ministero della Salute pubblica un bollettino, potremmo definirlo un bollettino di guerra, ma forse è un po' eccessivo, però sotto certi aspetti insomma è qualcosa che fa paura, un bollettino che riguarda la diffusione del morbillo. Il morbillo è una malattia grave, è una malattia che molti di noi, quelli della mia età, ma insomma hanno avuto da bambini, ma che è una malattia che può portare complicanze molto pericolose. Allora, nell'ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute, riferito al 2 novembre, quindi a qualche giorno fa, si parla dall'inizio dell'anno, quindi nel 2017, di 4.775 casi di morbillo, 4 dei quali hanno portato alla morte delle persone che avevano contratto la malattia. Bene, l'88% di queste persone, di queste 4.775 persone, quindi stiamo parlando del quasi la totalità, il 90%, quindi circa 4.400 di queste persone, non erano vaccinate. Ecco, questo è un dato, dopodiché su questo si può riflettere, nel senso si possono anche aprire discussioni che non finiscono mai, però questo dato è chiaro, chi non si vaccina rischia di contrarre la malattia molto più di quelli che si vaccinano, perché in realtà il vaccino è sicuro, il vaccino serve a evitare di contrarre la malattia. 4.775 casi in Italia di una malattia che ha provocato anche 4 morti. Quando leggiamo che il morbillo in fondo non è una malattia così grave, ecco, magari c'è da riflettere perché purtroppo è una malattia grave e purtroppo è una malattia che è ancora molto presente nel nostro paese, purtroppo proprio perché la soglia della vaccinazione si è abbassata. Secondo il dato del governo siamo all'87,3%, quindi dovremmo risalire al 95, almeno al 95. Mandiamo la pubblicità.
Siamo tornati in diretta, stiamo parlando della guerra dei vaccini, cioè della discussione che si è aperta in questi anni, in questi ultimi anni, tra i favorevoli e i contrari alla vaccinazione obbligatoria, guerra che ha prodotto purtroppo vittime, e le vittime, come vi ho detto prima, sono tante, sono molto numerose. È sempre possibile intervenire telefonando in diretta 031 3300 655, oppure mandando messaggi WhatsApp 335 70 84 396. I numeri li leggete in sovrimpressione. Chi si è occupato di questi argomenti e se ne è occupato scrivendo, ovviamente, però soprattutto sul campo, cioè se ne è occupato perché di mestiere fa il medico, in questo caso fa il neurologo, è il primario dell'ospedale Valduce, il professor Mario Guidotti, che adesso io proverò a chiamare, che ha scritto anche una serie di articoli sul Corriere di Como, proprio parlando della necessità, insomma, dell'utilità, della necessità della vaccinazione obbligatoria. Proviamo a sentirlo. Pronto? Pronto? Professor buonasera. Guidotti? Buonasera. Buonasera. La disturbiamo, buonasera. Forse un po' tardi? Sì, sono orari duri per chi va in ospedale, ma va bene lo stesso. Certo, perché lei giustamente lavora in ospedale, ragione. Quindi ha degli orari un po' rigidi. Però, mi scusi, le chiedo scusa quindi se l'ho disturbato. Prego, però, si figuri. Diciamo, l'argomento è importante perché questa battaglia dei vaccini sta diventando, come dire, una battaglia importante anche da combattere oltre che da vincere, mi permetto di dire. Certo, sto inventando. Lei ha scritto molte cose e ovviamente lavora sul campo in questa direzione, no? Sì. Scrivendo un articolo, ne ricordo uno degli ultimi, sul Corriere di Como, lei ha ripreso l'argomentazione della non democraticità della scienza, cioè ha detto fondamentalmente, attenzione, le opinioni sono opinioni, per carità, ma i fatti sono molto più importanti e più forti, e quindi i fatti scientifici non si possono mettere in discussione, a meno che ovviamente non si mettano in discussione con il metodo scientifico e non soltanto con affermazioni di carattere generale. Vogliamo spiegare questa affermazione? Confermo completamente, cioè si possono avere opinioni su tante cose, ma ci sono delle cose, degli argomenti che sono invece matematiche, che sono aritmetica, e le vaccinazioni sono tra questi. E cioè che per fortuna abbiamo eliminato o allontanato dalla faccia della terra talune malattie che nel passato avevano fatto milioni di morti, che avevano decimato dinastie, che avevano fatto negativamente la storia anche dell'umanità. E per fortuna siamo fuori da questa fase qui, ma non dobbiamo rientrarci, non dobbiamo neanche lontanamente cercare di rientrarci. Non si può avere un parere su tutto, o perlomeno si può averlo, ma certe verità scientifiche vanno accettate, punto, a meno che non si dimostri sempre scientificamente, col metodo scientifico che ci è stato tramandato dai nostri avi, che ci sono delle altre verità, insomma. Ecco. La scienza, come dice il professor Burioni, certo, non è democratica. Non è democratica. Ma nella sua esperienza quotidiana, no, di medico e di primario di neurologia al Valduce, lei incontra tante persone o poche persone che, come dire, mettono in discussione l'utilità della vaccinazione obbligatoria? No, sono per fortuna pochissime persone, sono persone completamente fuori dalla realtà. E quello che invece noi incontriamo sono malattie terribili. Noi in questo momento abbiamo ricoverate malattie veramente che lasciano, se non debellate, se non vaccinate, lasciano degli esiti neurologici e quindi sulla qualità della vita delle persone estremamente gravi. E non c'è bisogno di pensare a malattie terribili come le meningiti, ma anche la banale influenza, se presa male, se presa da un organismo non in condizione di poterla accettare, può lasciare degli esiti neurologici, per quello che so io appunto, veramente devastanti. Ecco, oggi, proprio oggi, è cominciata la campagna di vaccinazione antinfluenzale. E quanto è importante, lo dica anche brevemente ai nostri telespettatori, quanto è importante questa campagna antinfluenzale, soprattutto per le persone cosiddette a rischio? È veramente importantissima. Io invito tutte le persone che frequentano ambienti a rischio
di morbidità influenzale, di vaccinarsi, oppure persone biologicamente fragili a vaccinarsi, perché sembra che l'influenza sia una cosa banale, ma anche al giorno d'oggi fa ancora, ahimè, dei morti. Quindi questo... il vaccino, insieme a poche altre manovre, come per esempio il lavarsi le mani, come per esempio il tenere una condotta igienica importante, è tra i presidi pochi che abbiamo, ma importantissimi, per prevenire queste malattie. Che, ripeto, l'influenza sembra una cosa banale, ma lascia dei morti sul terreno e anche degli esiti invalidanti gravissimi. Va bene. Senta, io la ringrazio. Mi scuso ancora se l'ho disturbata in un orario poco, diciamo, ortodosso. Però, insomma, le ripeto, questa battaglia... Complimenti per la trasmissione. Grazie, la ringrazio. Ma, insomma, io spero di averla prima o poi ospite anche in trasmissione. Grazie, grazie. Arrivederci, buona serata, arrivederci. E, insomma, è un'opinione importante, il primario in neurologia. Poi dopo, ovviamente, si tratta sempre, come dire, di ragionare sulle cose. Qui siamo di fronte al problema. Un'opinione vale l'altra? Il punto è questo, che purtroppo le opinioni di fronte ai fatti hanno un valore relativo. Anzi, diciamo che il grado del valore delle opinioni è molto più vicino allo zero rispetto ai fatti. Ecco, questo è quello che volevo dire io. Poi, questa è la mia opinione, mi piacerebbe sentire la vostra. Pronto? Pronto? Pronto, espansione TV? Sì, buonasera. Abbassi buonasera, la televisione, signora. Deve chiedere un'informazione lì, è possibile? Prego. Circa la vaccinazione influenzale. Prego, signora, dica. Perché deve, io, signora, abbassi la televisione. ADS, patologia, parti trapianti, mi scusi, sono molto, molto emozionata, anche 35 anni. Ho fatto le coronarie, adesso però il mio problema è questo, ho la bronchite cronica asmatica, sto prendendo del cortisone. E io potrei farla lo stesso, la vaccinazione. Guardi, signora, io se allora cortisone per la polimialgia. Allora, intanto le chiedo soltanto di abbassare la TV, altrimenti lei sente la mia voce che arriva in ritardo da lei. Mi scusi. Prego, prego, però voglio essere sincero, io non sono un medico e quindi non le posso dare una risposta. Le do un consiglio, lei domani mattina si rivolga al suo medico di fiducia e faccia questa domanda, perché le dico la verità, non mi assumo la responsabilità di dirle prenda o no, faccia o non faccia il vaccino antinfluenzale. In generale, tutti i medici sostengono che il vaccino antinfluenzale sia importantissimo, soprattutto per le persone anziane e che appunto cosiddette a rischio. Però ovviamente io in questo caso non le posso dire, perché sarei un cialtrone io se le dicessi una cosa del genere. Insomma, io non sono né uno stregone né ecco, però la sua, cioè, vorrei sottolineare l'importanza del fatto che il vaccino bisogna farlo, quello antinfluenzale, e comunque bisogna rivolgersi al medico di base, il quale avrà sicuramente la risposta giusta. Ecco. Lei, mi interessava soltanto chiederle da dove chiamava, signora, come si chiama? Io mi chiamo Tinirello Lucia. Lucia. E da dove... Tinirello Lucia. Sì, ma da dove ci chiama, signora? Ah, io la chiamo da Reggio. Ah, ho capito, d'accordo. Grazie, signora, grazie. Arrivederci, grazie, e buona serata. Buonasera. Grazie, grazie. Ammetto di non essere un medico, adesso la signora mi ha fatto una serie di domande, per carità non so rispondere, devo essere sincero, ma d'altro canto se adesso io anch'io mi metto a fare lo stregone, allora poi dopo veramente non abbiamo più nessuna credibilità, e questo mi dispiacerebbe. No, bisogna rivolgersi al medico di base, il medico di base ha sicuramente la risposta giusta, su questo non ci sono dubbi. In generale penso che il vaccino antinfluenzale sia molto importante, anche perché è talmente importante che gli ordini dei medici hanno lanciato una campagna importante proprio per la vaccinazione antinfluenzale. Per esempio in provincia di Como, ma non soltanto in provincia di Como, perché in tutte le province lombarde i singoli ordini dei medici hanno ribadito l'importanza della vaccinazione antinfluenzale. Purtroppo, forse ricorderete, qualcuno di voi ricorderà, negli anni scorsi, che soprattutto lo scorso anno e due anni fa,
alcune informazioni provenienti dall'estero che mettevano in discussione la qualità del vaccino e così avevano fatto crollare, letteralmente crollare, la vaccinazione antinfluenzale anche nelle province lombarde. Questo aveva scatenato molta preoccupazione da parte delle autorità sanitarie, che erano corse ai ripari facendo campagne massicce. Purtroppo il livello di vaccinazione era rimasto molto basso e l'influenza, che quest'anno peraltro si annuncia in un ceppo particolarmente ostile, almeno così ho letto proprio in un articolo l'altro giorno sul Corriere del Ticino, ecco, le autorità sanitarie si erano molto preoccupate e avevano evidenziato come la mancata vaccinazione antinfluenzale avesse poi comportato moltissimi casi di influenza, alcuni dei quali purtroppo gravi, perché poi le persone che hanno patologie o che sono anziane, insomma, poi hanno problemi molto seri. Bene, io aspetto sempre i vostri commenti. Mi piacerebbe sentire anche la voce di qualcuno che sostiene l'errore della vaccinazione obbligatoria, cioè mi piacerebbe confrontarmi con chi diciamo non la pensa come me. Io lo dico apertamente, sono a favore della vaccinazione obbligatoria, credo che sia la cosa giusta da fare. Mi piacerebbe sentire anche chi la pensa diversamente. Il numero di telefono è sempre lo stesso, lo vedete in sovrimpressione, 031 33 00 655, mentre il numero di WhatsApp su cui mi potete mandare dei messaggi è 335 70 84 396. Perché dico che sarebbe importante discutere? Perché secondo me dalla discussione, almeno io ne sono convinto, ne sono sempre stato convinto, dalla discussione nasce la possibilità di cambiare idea. È ovvio che in questo senso mi piacerebbe far cambiare idea a qualcuno, però mi piacerebbe anche sentire le ragioni di questo qualcuno che non la pensa come me. Io lo dico, rimarrei convinto della necessità della vaccinazione obbligatoria, però mi piacerebbe discutere i motivi per i quali non, diciamo, c'è chi è ostile a questa cosa. Perché, ecco, come avete sentito nell'intervista che ho fatto al professor Burioni, ci sono argomentazioni che vengono rilanciate da chi è contrario, che sono argomentazioni fragili, diciamolo apertamente, sono argomentazioni molto fragili. Si dice per esempio che i vaccini producano, cioè alcuni vaccini siano la causa dell'autismo. Ecco, ma questo scientificamente non è vero, perché è provato dal punto di vista, diciamo, sotto tutti i punti di vista, con ricerche e casistiche che riguardano migliaia, decine di migliaia, se non milioni di casi, che non c'è nessuna causa-effetto tra il vaccino e l'autismo, che è una malattia purtroppo per altri versi genetica. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, stavo guardando la trasmissione e volevo intervenire. Prego, lei si chiama? Cristian Colonna. Cristian, da dove chiama Cristian? Da Milano, da San Donato Milanese. Prego, prego, mi dica. Allora, guardi, io sono molto contento delle sue... del fatto che noi parliamo di questo argomento. Esatto. Però credo che ci siano un po' di inesattezze, nel senso che non è così facile parlare di... Non la sento più, Cristian, mi sente? Sì, sì, la sento, no, la prego. Sento. Non è così facile, deve spenga la televisione o tolga il volume, perché altrimenti... No, ho spento la televisione, okay, okay. Ho chiuso il volume. Prego. Credo che sia un po'... è un po' troppo facile parlare di questo discorso in questa maniera, nel senso che certe aziende farmaceutiche, a parer mio, per la professione che faccio... Lei che professione fa? È giornalista. Ah, ecco, beh, allora siamo colleghi. Esatto. E la cosa che mi interessa di più è capire il perché ci sia la necessità di invogliare o comunque di far capire alle persone che c'è bisogno dei vaccini laddove magari non ce n'è bisogno. Guardi, la sua obiezione diciamo, è una delle obiezioni, perché ce ne sono... io adesso voglio dire una cosa, no? Diamoci del tu se siamo colleghi. Allora... per preparare questa trasmissione mi sono documentato, ho letto tante cose, non soltanto i libri del professor Burioni, ma ho letto anche documentazioni
di carattere divulgativo, alcune un pochino più complesse, nei limiti ovviamente di una conoscenza mia che può essere relativa, perché io non ho studi scientifici alle spalle. Una delle argomentazioni più frequenti tra, diciamo, tra coloro che criticano la vaccinazione obbligatoria è proprio sottolineare come la vaccinazione obbligatoria sia in qualche modo sospinta, alimentata, favorita dalle aziende farmaceutiche perché devono vendere i loro vaccini. Beh, questa argomentazione non regge neanche un secondo, sai perché? Perché in realtà alle aziende farmaceutiche i vaccini non portano nulla, in quanto la stragrande maggioranza dei vaccini, direi la quasi totalità, è ormai priva di brevetto. Il brevetto farmaceutico dura 25 anni. I vaccini sono praticamente quasi tutti, sono stati scoperti oltre 25 anni fa. Quindi non c'è più nessun guadagno, nel senso che qualunque casa farmaceutica può fare il vaccino. Questo, ma c'è di più. È verissimo. No, ma fammi finire, poi ti do la parola. C'è di più. I vaccini, fondamentalmente, siccome appunto vaccinano le persone, le rendono immuni, non favoriscono le aziende farmaceutiche, le quali avrebbero molto più interesse a che la gente si ammalasse, perché così venderebbero le loro medicine. Quindi vedi che l'argomento non funziona, non regge. Ti do la parola per replicare. Però c'è un dato di fatto, però c'è un dato di fatto da cui nessuno può scappare, cioè che comunque la gente, a prescindere, si ammala e muore lo stesso, indipendentemente che sia vaccinata o meno. Ecco. La questione è altro ragionamento. Vaccinare cioè introdurre sieri di cui il paziente non conosce minimamente la provenienza né la consistenza di quello che viene immesso nel corpo del paziente, indipendentemente che lui sia sano o sia malato. No, ma non ci si. Allora, attenzione, non ci si vaccina perché si è malati, ci si vaccina per evitare di essere malati. Attenzione, si vaccinano le persone sane perché non devono ammalarsi. Questo è il primo punto. Ma come si può dire in una società attuale di non essere malati? Cioè, qual è il siero che dice se questo è il siero che non ti fa ammalare? No, da che cosa? Allora, e attenzione, questa è la domanda, attenzione, beh, certo, un genitore, un paziente, un medico serio, un dottore, un addetto ai lavori si pone nel momento in cui deve prendere questa decisione. No, ma non c'è. Perché allora, Cristian, ho capito perfettamente la tua obiezione. Intanto ti saluto e ti ringrazio, così ti rispondo. Ma è piacere averti. Grazie, ti rispondo attraverso la televisione. Grazie. Va bene, grazie. Io ringrazio Cristian, però attenzione, non è che intanto non ci si vaccina perché si è ammalati, ci si vaccina proprio per non ammalarsi. Poi perché ci si vaccina? Perché le malattie che possono prendersi, cioè che sono potenzialmente ancora esistenti, possono essere sconfitte proprio se le persone vaccinandosi le arginano. E questo è il punto, capite? Cioè, il punto vero che i virologi sostengono e che deve far capire, il punto su cui si discute molto, è che se io non vaccino me stesso, i miei figli e così, che cosa faccio? Io produco un danno a tutti coloro i quali stanno nella comunità. Questa comunità perde la possibilità di arginare, di mettere una barriera alla malattia, lascia delle porte aperte. Ecco perché ci si vaccina. Questo è l'argomento. Non perché si è malati, ma perché non si vuole ammalarsi e perché si vuole evitare che altri si ammalino. E questo è un grande, diciamo che il vaccino è un fattore di responsabilità sociale, non è soltanto un fattore di salute, perché è certamente un fattore che riguarda la propria salute, ma è anche un fattore di responsabilità sociale molto importante. Oltretutto, e questo è un altro elemento che mi piacerebbe discutere con voi, nessuno dei genitori ha la proprietà della vita dei figli. Perché un genitore deve decidere sulla vita del proprio figlio vaccino o non vaccino? Non lo può fare. Se la scienza medica, sulla base di statistiche enormi, gigantesche, stabilisce che la vaccinazione è utile perché il vaccino impedisce ad alcune malattie di svilupparsi, insomma, perché io devo giocare, lo dico
tra virgolette, però insomma l'espressione è un po' forte, me ne rendo conto, con la vita dei miei figli e con la vita dei figli degli altri, perché poi i miei figli stanno dentro un ambiente in cui ci sono altri bambini e quei bambini potenzialmente potrebbero avere problemi. Ecco, questa è la domanda che si fanno alcuni, tanti, e è una domanda a cui non c'è risposta. Come non c'è una risposta, mi permetto di dirlo, anche sulle argomentazioni pseudoscientifiche. Cioè si dice, molto spesso si afferma la corrispondenza causa-effetto, la correlazione causa-effetto tra la vaccinazione è una potenziale malattia. Ma questa cosa non è assolutamente provata, anzi è provato esattamente il contrario. I virologi, gli studiosi portano dati, numeri. Insomma, i Novax, mi permetto di dire, portano soltanto opinioni. E allora, tra i numeri e le opinioni, mi permetto di dire, c'è una grande differenza. Sono ancora aperti i telefoni della nostra trasmissione. Vedete i numeri in sovrimpressione, 031-3300-655 per telefonarci e 335-70-84-396 per i messaggi su WhatsApp. Questo è l'argomento, cioè la questione dei vaccini si è discusso tantissimo e guardate che c'è un caso emblematico. Nel 2000, cioè 17 anni fa, negli Stati Uniti si era arrivati alla copertura quasi totale contro il morbillo, tanto che le autorità sanitarie americane avevano sostanzialmente decretato non la scomparsa del morbillo, però quella soglia di protezione assoluta contro il morbillo che funzionava e poteva funzionare. Alcune comunità religiose particolarmente, tradizionaliste all'interno degli Stati Uniti, cioè quelle comunità religiose che vivono un po' con lo sguardo rivolto al passato e per esempio appunto non si vaccinano, non vaccinano i loro figli, eccetera, eccetera, a causa di presenze provenienti dall'estero, cioè in questo caso si parla di una comunità protestante, un protestante, come dicevo, adesso non mi ricordo il nome della comunità, comunque queste che hanno un atteggiamento un po' passatista, aveva ospitato alcune persone provenienti dall'Europa, sempre della stessa comunità religiosa. Bene, queste comunità in cui non c'era stata la copertura vaccinale, che invece in tutto il resto degli Stati Uniti era stata ormai portata oltre la soglia del 95%, hanno avuto un'esplosione di casi proprio perché purtroppo il vaccino che internamente agli Stati Uniti era stato quasi debellato, proveniendo dall'Europa, si è rimesso in moto. E questo ha dimostrato come? Ha dimostrato l'importanza della vaccinazione. In questo caso stiamo parlando del morbillo, malattia che viene considerata inspiegabilmente una malattia facilmente superabile. Non è così. Il morbillo purtroppo causa problemi enormi. Può causare persino la morte, come abbiamo visto, sono i numeri del Ministero della Salute. Quasi 5.000 casi in Italia quest'anno di morbillo, 4 le persone morte. Se questo non è un problema, mi piacerebbe che qualcuno contrario alla vaccinazione obbligatoria contro il morbillo spiegasse perché, di fronte a questi numeri, cioè spiegasse perché dire no alla vaccinazione contro il morbillo, nel momento in cui il morbillo può causare persino la morte. Mentre la vaccinazione contro il morbillo è assolutamente sicura, non causa assolutamente nulla se non limitare la possibilità di contrarre la malattia. Vi leggo un altro WhatsApp. Non sarà più brevettato, ma comunque un ricavo della vendita c'è. Certamente che il ricavo dalla vendita del vaccino c'è, su questo in dubbio, però come dicevo prima, l'argomentazione che vi ho portato prima, che è un'argomentazione che ovviamente ho letto anche nei libri del professor Burioni, se parliamo di soldi, se parliamo di economia, se parliamo di voglia di fare denaro, profitto, allora alle industrie farmaceutiche converrebbe sviluppare le malattie, non tentare di eliminarle, perché
sviluppando le malattie, come dire, si blocca in qualche modo il processo e quindi io non vendo le medicine. Guardate, c'è un dato scientifico preciso. Il totale della spesa sanitaria per la vaccinazione esavalente, se non ricordo male, in Italia è 70 milioni di euro. Pensate che le sole medicine che riguardano, se non ricordo male, i reumatismi, hanno oltre 1 miliardo di euro di spesa. Cioè, guardate la differenza gigantesca. Stiamo parlando dello 0,3% per quello che riguarda i vaccini. Cioè la spesa sanitaria del vaccino esavalente, per il vaccino esavalente in Italia è lo 0,3%, un niente. Dire che qualcuno, cioè dire che il Ministero della Salute o le aziende farmaceutiche guadagnano su questo è un errore. Io vedo che il telefono tace, quindi siccome parlo da mezz'ora, sono abbastanza, ho la gola secca, vado a prendermi una bottiglietta d'acqua. Se qualcuno chiama, adesso io torno fra pochi istanti, arrivo, però devo andare a bere.
Sono tornato, però speravo che, insomma, in questo frangente qualcuno mi chiamasse, perché questa discussione, diciamocelo, mi piacerebbe farla decollare, almeno nelle ultime fasi di questa trasmissione. Parlare dei vaccini, parlare della guerra dei vaccini, cioè parlare del perché c'è una parte del nostro paese, forse piccola, ma secondo me pur piccola, ma comunque grande rispetto a quello che dovrebbe essere, che lotta contro l'obbligatorietà del vaccino o della vaccinazione, soprattutto dei ragazzi. Obbligatorietà che, come ricordavo, è stata decisa nuovamente per legge, perché appunto si era arrivati a una soglia troppo bassa e quindi è stato necessario, si è stati costretti a prendere questa decisione. Una decisione che ha scatenato molte polemiche, però in realtà una decisione che ha anche funzionato. Lo dimostrano i dati delle autorità sanitarie, per esempio della Lombardia, c'è stata un'esplosione di richieste di vaccinazione, tant'è vero che alcuni termini sono stati prolungati, proprio perché l'obbligatorietà della vaccinazione ha messo di fronte i genitori e le famiglie a una scelta necessaria. E di fronte a questa scelta la stragrande maggioranza delle persone ha deciso di seguire, come dire, le indicazioni che provenivano dal legislatore. Il telefono è aperto, lo ripeto ancora, ma il numero lo leggete in sovrimpressione, 031-3300-655. E se volete mandarmi anche dei WhatsApp, 335 70 84 396. Perché, diciamo così, io venendo qui in questa trasmissione non conoscevo tanto l'argomento dei vaccini, lo avevo in qualche modo incrociato, ovviamente facendo il mio mestiere, però come sempre i giornalisti guardano le cose con un po' con superficialità, non approfondiscono, perché è un po' il mestiere del giornalista che ti porta a guardare tutto ma a non approfondire nulla. Però questo argomento in realtà mi ha abbastanza appassionato, perché dietro ci sono storie molto molto interessanti, ci sono storie drammatiche, no, di vita, e sono quelle che poi sono anche le più belle da raccontare, no? Le storie dei bambini che vengono salvati, per esempio bambini malati di leucemia che vengono salvati da una malattia terribile qual è appunto la leucemia, e poi muoiono per il morbillo, perché quando tornano a scuola, poiché hanno dovuto lottare contro la leucemia e quindi hanno dovuto prendere medicinali piuttosto pesanti che ne hanno abbassato le difese immunitarie, ebbene questi bambini poi entrano in un ambiente in cui hanno compagni di scuola che non sono vaccinati, che sono portatori sani del morbillo o di altre malattie, e fanno morire il loro compagno di scuola perché purtroppo, essendo con le difese immunitarie abbassate, non riesce a reagire a malattie apparentemente considerate malattie facilmente superabili come il morbillo, che invece non lo sono affatto per chi ha problemi. Vedete, questa per esempio è una delle storie che viene raccontata proprio in uno dei libri del professor Burioni, e sono storie vere, sono storie drammatiche che fanno riflettere. Un'altra storia che vi racconto, che ho letto, la storia dei genitori che hanno 3 figli, sono genitori istruiti, genitori che hanno cultura, genitori che conoscono, che non sono sprovveduti, ma che sostanzialmente immaginano, con la loro cultura medio-alta, di poter scavalcare, ecco che chiama qualcuno, di scavalcare il problema della vaccinazione. Bene, ve la racconto dopo la telefonata questa storia. Pronto? 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 Sì, buonasera. Sì, buonasera. Stavo guardando la trasmissione, sono una pediatra. Ah, buonasera, lei si chiama? Anna Maria. Anna Tutti. Maria, da dove chiama, signora dottoressa? Da Busto Arsizio. Da Busto Arsizio. Prego, lei è una pediatra, quindi lei magari avrà anche occasione di parlare con molte persone che le pongono il problema dei vaccini. Certamente, molte persone, sia in ambulatorio, sia anche
tra colleghi, perché questo è molto dibattuto, tra noi colleghi si parla molto spesso e quindi emergono tante ragioni, tante opinioni diverse, fortunatamente tra i miei colleghi abbastanza uniformi, insomma, sulla favore per le vaccinazioni. Ecco, ma lei deve lottare per imporre la vaccinazione oppure riesce a convincerli i suoi? No, mi è capitato pochissime volte. La maggioranza dei miei pazienti sono tutti vaccinati, infatti di fronte all'obbligatorietà non c'è stato nessun problema nel mio piccolo cerchio, perché già era un lavoro che io facevo durante tutti questi anni, di favorirla, di promuoverla, anche alcune vaccinazioni facoltative particolari che qualche paziente doveva affrontare per dei viaggi o per malattie particolari. Quindi francamente pochissimi, posso proprio contarli a memoria i pazienti con i quali ho dovuto lottare e anche magari accettare per il momento, spero. Ecco, mi piace chiederle questo, siccome la Federazione dell'Ordine dei Medici in Italia, gli ordini professionali delle singole province hanno iniziato ad adottare la linea dura contro i medici che promuovono lo scetticismo attorno all'obbligo vaccinale. Sì. E lei considera giusta questa cosa? Cioè, considera giusto radiare i colleghi che... Secondo lei è giusto? Sì. Ma ci spieghi secondo anche il perché dal suo punto di vista? Perché una persona che... io faccio sempre un esempio perché sono abituata a discutere anche con i miei pazienti, no, di questo, però è come se il macellaio dicesse: per l'amor di Dio, io sono vegetariano, la carne fa assolutamente male, no? Ecco. E noi medici abbiamo studiato, questo è un esempio banale, però rende un po' l'idea, noi abbiamo studiato, conosciamo l'immunologia, tante cose andranno anche a scoprirsi, magari tra tanti anni si sapranno sicuramente, si troveranno anche delle soluzioni diverse contro le malattie, diverse rispetto ai vaccini, ma quello che abbiamo è questo, non si può andare contro la scienza da parte di chi ha studiato e conosce, non si può fare gli stregoni. Certo. Dottoressa, io la ringrazio perché anche la sua testimonianza è molto importante e insomma ci fa capire come questo non sia un problema definitivamente risolto, ma come sia comunque un problema che può in qualche modo essere affrontato in modo coerente, magari portare a soluzioni come quelle auspicate, vale a dire l'innalzamento della soglia di vaccinazione, che è scesa molto al di sotto di quanto dovrebbe in Italia, sì, soprattutto per alcune malattie. Ma la cosa che preoccupa di più è che nel campo medico tutti, leggendo qua e là spizzichi qualcosa, pensano di poter dare una propria opinione, ecco, personale. Io dico sempre: nessuno va a giudicare l'ingegnere che ti ha costruito la casa, quanto cemento, quanto ferro ci ha messo dentro. In medicina tutti possono dire e parlare anche dicendo sciocchezze. Sì, sì, questo anche è nel mio, come dire, ambulatorio l'auto, detto che non è, sì, certo, l'auto non è stato fatto da me, però certo, la disinformazione di pochi nuoce a tutti. A tutti, insomma. E questo è un grande problema. Grazie dottoressa, la ringrazio. Prego. Molto. Grazie, arrivederci, buonasera. Arrivederci, buonasera. Ecco, la testimonianza della dottoressa mi pare molto significativa, una pediatra che però sottolinea come in ogni caso sia giusto addirittura radiare i medici che la pensano diversamente, perché hanno anche una responsabilità importante. Volevo leggervi che mi è arrivato questo messaggio su WhatsApp: la gente ormai è condizionata. Non riesco a leggere il messaggio, ma ve lo leggo subito dopo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Lei si chiama? Franco. Franco, buonasera. Dove chiama Franco? Legnano. Buonasera, prego, si accomodi, stavo dicendo, le chiedo scusa. Prego. Spenga la televisione, Franco, deve sì, ascoltarmi sì, per il telefono, attraverso il telefono, capito, altrimenti sì, siamo in ritardo con la voce. Sì, scusi. No, prego, si figuri, ma è una cosa allora, che dico niente, sempre... Sto ascoltando molto interessato la trasmissione.
Grazie. Dica la sua, ecco. Dica la sua opinione. Sì, io sono un genitore di bimbi che non ho vaccinato. Ah, ma perché lei non ha vaccinato i figli? Perché quando mi sono trovato a scegliere cosa fare, mi sono informato tramite... Pronto? Sì, sì, la sento benissimo. Sì, tramite appunto medici, pediatri che hanno, diciamo, la pensano in una maniera un pochino diversa da quello che lo pensano tutti gli altri. Leggendo anche pubblicazioni e trattati scientifici, sono giunto a questa conclusione, quello di non... Senta, però le faccio un'obiezione intanto. Lei dice leggendo trattati scientifici, ma leggendoli dove? Studi scientifici fatti da medici che... Ma ho capito, ma pubblicati in quali... dove? Su quali riviste? Su quali libri? Sono pubblicazioni che si trovano, che sono anche pronto? Sì, io la sento benissimo. Lei è in onda, la sentiamo benissimo. Sì. Comunque, quando appunto abbiamo preso questa decisione io e mia moglie, l'abbiamo presa in maniera coscienziosa, nel senso che nel momento in cui io ho fatto, tra l'altro, ho fatto anche il colloquio con i medici dell'ASL, siamo stati chiamati e quant'altro, e abbiamo chiesto rassicurazione circa gli effetti collaterali che questi vaccini avrebbero potuto causare nei nostri bambini. Rassicurazioni al riguardo non ci sono state, tant'è vero che dovevamo firmare una liberatoria. Quindi, siccome esiste anche una legge in Italia che prevede il risarcimento per il danno da vaccino, ecco, e questo è un altro... Guardi, la storia della legge... Quando io ho chiesto rassicurazioni in merito al fatto che appunto i miei figli non avessero nessun effetto collaterale, i medici dell'ASL mi hanno detto no, assolutamente questo noi non glielo possiamo assicurare. Sì. Quindi di fronte a un danno possibile da vaccinazione, allora a quel punto io ho deciso insieme a mia moglie. Ecco, ma lei adesso dopo l'approvazione della legge cosa ha fatto? Continua a non aver vaccinato i figli? Certo che sì. Ah. E quindi lei, diciamo, in questo modo impedirebbe ai suoi figli di andare a scuola? Lei si rende conto di questo? Mio figlio, quello grande, andrà a scuola sicuramente, va a scuola. Però, quello piccolo purtroppo la legge non lo consente. Ecco, e questo non le crea un problema? Cioè, secondo lei è più... Anche perché, diciamo, i vaccini non hanno nessuna pericolosità. Glielo dico io, non hanno nessuna pericolosità. Però, ecco, lei in questo modo... Quando io chiedo a un medico dell'ASL che mi deve dare rassicurazioni in merito, e non me le può dare, perché qualsiasi bugiardino del vaccino lo dice, che anche quelli della meningite, per esempio, non coprono completamente tutte le forme di meningite. Di meningite di forme ce ne sono ben 92. E gli attuali vaccini ne coprono 4-7 forme di meningite. Vabbè, a parte che mi sembra che il vaccino da meningite non sia obbligatorio, però... questo per farle un esempio. Per dire, ma quelli obbligatori... Va bene, comunque insomma, questa è la sua opinione. Va bene, a me dispiace francamente che suo figlio... Però che quando fate queste trasmissioni, è giusto che voi le fate, perché è giusto la libertà di opinione che venga espressa. Però ci dovrebbe essere un contraddittorio tra scienziati. No, ma guardi, le dico la verità. Non ci può essere lei è un giornalista. Io sono un giornalista ed è vero, non sono uno scienziato. Però le assicuro che abbiamo riflettuto molto. In realtà il contraddittorio, secondo me sarebbe sbagliato. Noi abbiamo voluto dare voce anche, abbiamo chiesto anche a chi si dice contrario all'obbligo vaccinale di intervenire, alla fine non è voluto intervenire. Però la mia opinione personale è personalissima, per carità, però io penso che non ci sia contraddittorio in questa situazione, perché sono convinto, anche dopo aver letto molto, che i vaccini siano necessari. Adesso io rispetto la sua opinione, per carità di Dio, però le posso assicurare che un medico dell'ASL che le dice
una cosa del genere, cioè attenzione, non le assicuro nulla, eccetera, non è un medico di cui avere fiducia. Ecco, su questo glielo posso assicurare. La legge sul risarcimento è proprio una questione, è un altro degli argomenti famosi. Fu fatta perché a un certo punto c'era un vaccino che adesso è una storia lunga, però gliela spiegherei velocemente, però è una legge che riguarda un unico tipo di vaccino che aveva causato alcuni problemi perché inizialmente si faceva il vaccino più forte, dopo è stato inventato il vaccino più debole, che però aveva diciamo una capacità di contrastare la malattia inferiore, e siccome quel vaccino più forte poteva avere delle controindicazioni, allora fu fatta quella legge, ma riguarda un unico tipo di vaccino che non si usa più, peraltro, che non si usa più. Per cui siamo dentro una logica assolutamente... Però cioè, io rispetto la sua opinione, non la condivido minimamente. Secondo me dovrebbe vaccinare suo figlio perché non può non andare a scuola. Ecco, su questo... Mio figlio non, dai toni con cui vengono descritte alcune cose, sembrano quasi che i bambini che non sono vaccinati vengono considerati come dei piccoli untori. Purtroppo è mio figlio che potrebbe rischiare di essere contagiato. Ma no, assolutamente, se suo figlio fosse vaccinato non potrebbe essere contagiato perché il vaccino rende immune. Ma non è certo un untore. No, ecco. Quello sicuramente no, quello ecco, per carità, no, non vogliamo dire questa cosa. Che trapelano che potrebbe essere pericoloso per bambini che non hanno fatto la vaccinazione. Comunque, quindi grazie Franco, la ringrazio della sua testimonianza. Grazie. Arrivederci. No, è molto particolare il fatto che un medico dell'ASL possa dire una cosa del genere a un padre. Cioè, francamente, adesso andrei a verificarla questa cosa perché è grave. Stavo leggendo il messaggio su WhatsApp prima che suonasse il telefono e dice: la gente ormai è condizionata da chi gli sta intorno e dalle notizie in TV. Il vaccino, scusate, è una cosa seria, importante soprattutto nelle prime età. Una volta non c'era tutta questa manfrina, la gente si fidava del medico, ora invece sono tutti professori ma senza uno studio vero. Ci sono ricerche, calcoli, test, vorrà dire qualcosa per esperienza personale. Ecco, è quello che volevo dire io. Le pubblicazioni scientifiche, qui suonava un telefono ma non suona, pronto? No. Quello che ho chiesto prima al nostro telespettatore, le pubblicazioni, si parla di pubblicazioni scientifiche che mettono in dubbio l'utilità del vaccino, la pericolosità, addirittura pubblicazioni scientifiche che dimostrano la presunta pericolosità del vaccino. Queste pubblicazioni non sono pubblicazioni scientifiche. Sfido chiunque, e lo faccio qui, sfido chiunque a portare una pubblicazione scientifica che dimostri questa cosa qua. C'è una sola pubblicazione che purtroppo è stata pubblicata, ormai stiamo parlando di molti anni fa, la famosa pubblicazione che metteva in relazione l'autismo con il vaccino contro il morbillo, ma questa pubblicazione fu poi smentita. Fu pubblicata effettivamente su una rivista scientifica, ma fu poi smentita, e non soltanto fu smentita, l'autore fu anche scoperto come una sorta di truffatore, perché aveva scritto quel saggio basandosi su pochi dati e perché era stato pagato per fare questo. Pagato da chi? Da un avvocato che doveva portare in tribunale la causa dei propri assistiti e farsi risarcire il danno per una presunta correlazione tra il vaccino e la malattia. Ecco, non esistono pubblicazioni scientifiche al riguardo, esistono soltanto pubblicazioni che sono online, dove tutti possono pubblicare qualunque cosa, e pubblicazioni che sono che sono dentro riviste che non hanno nulla di scientifico. Questo è un dato, questo è un fatto. Poi ripeto, sfido chiunque a dimostrare il contrario. C'è un altro messaggio che è arrivato, che ve lo voglio leggere. Allora dice: proprio oggi mi sono recato dal mio medico, mi ha confermato che da lunedì inizia la campagna delle vaccinazioni, vacciniamoci tutti. Vabbè, questo è un telespettatore che sostiene
Forse anch'io dovrei vaccinarmi perché mi sta venendo la tosse. Pronto? 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 Sì. Salve, sentivo il programma La Guerra dei Vaccini. Sì, buonasera. Le chiedo cortesemente di abbassare la televisione, di parlarmi al telefono e di dirmi come si chiama. Ah, ho capito. Mi chiamo Luca. Da dove chiama Luca? Io chiamo da qui, da Baleggio. Ah, ok. Mi dica. Pronto? Non posso parlare in TV? No, no, perché la arriva in ritardo, quindi lei deve abbassare il volume della TV e parlarmi al telefono. Ah, ho capito, ho abbassato la... Ok, prego, dica pure. Ok, ma non è in diretta però? Sì, sì, siamo in diretta, lei è in diretta, sì. Ah, ok. Perché arriva in ritardo, ho capito. Sì, arriva con qualche secondo di ritardo l'audio in televisione. Ah. Ho capito. Allora, io le facevo la domanda, scusa, è la prima volta che... Prego, prego, non si preoccupi. Scusi, non capivo, qual era la legge, quella lì, che dava il danno dei vaccini? Il danno dei vaccini. Allora, se lei ha soltanto un minuto di pazienza, glielo dico, aspetti solo un attimo, Abbasso un attimo il ricevitore, lei... tanto la sento in diffusione. Aspetti solo un secondo. No, siccome lei diceva... Per quanto riguarda che c'è un vaccino più forte, ma qual era questo vaccino? Allora, aspetti che glielo dico, perché questo è uno degli argomenti... No, 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 non prende quel libro lì che non lo conosco. Non è un dato scientifico quel burione lì, mi dispiace. Aspetti, Lei ha pazienza... No, ma non è un libro di scienza. No, questo è un libro di scienza perché è scritto da uno scienziato. Milioni. La saluto, buonasera. Non le interessa saperlo, va bene, ma io glielo dico lo stesso. Adesso lei ovviamente può anche pensare quello che vuole, però questo è il libro di uno scienziato, quindi è un libro di scienza. Poi ciascuno ovviamente può pensarla come vuole, però glielo dico. Perché no, adesso tutto non mi posso ricordare, non ho una mente così... Però devo trovarlo, perché me lo sono segnato, ma francamente... Adesso lo devo cercare. Nel frattempo credo che abbiamo quasi finito, quindi in realtà non abbiamo molto tempo, però... Allora, aspettate un secondo, lo devo assolutamente trovare, perché l'ho anche letto, ma... adesso, perché dovrei rileggerlo tutto e francamente non abbiamo neanche il tempo, maledizione. Però mi riprometto di dirvelo la prossima volta, perché siamo in chiusura, ma avessi avuto qui qualcuno, ve lo dirò la prossima volta, siamo in chiusura. Rimane il fatto che questa trasmissione mi è servita, ed è servita spero anche a chi ci ha visto, per ragionare su un fatto, ovvero che si può anche pensare che il dato scientifico sia sbagliato, e la scienza peraltro procede per errori e confutazioni, cioè si afferma un principio scientifico che è un principio ovviamente verificato, però poi per andare avanti lo si mette in discussione. Questo è la scienza. Ora, se io voglio contrastare un argomento scientifico, devo portare argomenti a mia volta che dimostrino l'errore. Non posso basarmi su un'opinione. Io questo ho voluto in qualche modo sottolineare stasera. Possiamo anche pensarla diversamente. Però quando la pensiamo diversamente su argomenti che hanno una loro pesantezza intesa in senso scientifico, bene, mi aspetto che chi contrasta un fatto ne porti un altro a suo vantaggio o a dimostrazione delle cose che dice. Deve essere però un fatto, non può essere un'opinione. Ecco, il contrasto tra i fatti e le opinioni ha portato alla guerra dei vaccini, le cui vittime purtroppo sono soltanto i bambini e le persone che contraggono malattie che avremmo potuto e che possiamo ancora sconfiggere. Io vi ringrazio,
vi do appuntamento la settimana prossima. Parleremo probabilmente magari di autonomia, parleremo della Catalogna, parleremo della politica, non lo so, di qualcosa parleremo, ve lo dirò nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Seguiteci, seguiteci sui nostri social, seguiteci attraverso la televisione, vi faremo sapere. Nel frattempo, buonanotte a tutti. Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.